Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07. Siamo qui per le pagelle dell'Imola Grand Prix di Formula 1, secondo appuntamento stagionale di Formula 1 2021, ragazzi. Gara che ha visto Verstappen rispondere alle critiche, in particolare di Carlo Vanzini, che gli diceva che quando si è proprio c'è da trovare un difetto nell'olandese, è quello che quando nel momento in cui contro, nel momento in cui è favorito, lui fallisce. E invece Max non fallisce, risponde da grande campione, risponde in pista, secondo me anche sfortunato. Comunque ottiene un 8, ragazzi, nulla di eccezionale. Semplicemente in qualifica è inutile dirgli gli mancava qualcosa. Ragazzi, alla fine era un decimo dalla pole, quindi non gli si può dire nulla. È vero che probabilmente aveva l'auto più veloce, perché anche Perez aveva l'auto più veloce in realtà. Però insomma in queste condizioni emergeva troppo il talento e alla fine essere solamente un decimo da uno che ha vinto 7 titoli mondiali e che è abituato alla macchina è un qualcosa di straordinario, quindi Verstappen soprattutto per l'attacco alla prima curva si porta a casa un bell'otto. Benissimo anche Leclerc, a cui voglio dare un 9, non per forza se Verstappen arriva prima e Leclerc quarto do di meno a Leclerc, perché di solito da Verstappen e Leclerc dico sempre che preferisco leggermente Verstappen come pilota parlo. Però questa gara Leclerc mi ha stupito, molto solido in qualifica, ragazzi. La regola track limits è quella. Leclerc ha provato bene l'auto per non superare i track limits e le è andata molto molto bene. Ottima la gestione in gara dove aveva 27 secondi di vantaggio su Lando Norris. Se non era per la bandiera rossa, Leclerc secondo me poteva anche vincere. Enorme passo avanti per lui e per la Ferrari. 5 per Lewis Hamilton per quell'errore che ha fatto, ragazzi. Grandissima pole position. Gli vale da 10, dimostra ancora una volta che se parliamo solamente di pista, di qualifica, eccetera, eccetera, il migliore è lui, anche quando non ha l'auto migliore, anche se non serviva l'auto migliore, ripeto, serviva solo un gran talento in auto, perché questa non è proprio pista da attaccarsi alla macchina. Comunque ottiene un 5 perché in gara è stato semplicemente sculato, ragazzi, ditemi quello che volete. Quella rimonta la facevo pure io alla guida della macchina che ha. 5 e mezzo per Daniel Ricciardo. Ricciardo che si dimostra ancora una volta molto inferiore a Sainz. Aveva scatenato nella fine anche un trenino portando dietro di lui Gasly e Stroll che stavano rischiando di superarlo. Nonostante la McLaren è di gran lunga superiore, si deve ancora adattare alla McLaren. Però finora un settimo e un sesto posto non sono comunque risultati negativi. La McLaren che è seconda nel campionato costruttori, no, che è seconda, terza nel campionato costruttori. Però finora non ha fatto malissimo. Sesto e settimo, diciamo che sta limitando i dati, però non riesco a dargli una sufficienza. 7,5 per Carlos Sainz. Allora, in qualifica ha fatto un errore ed è da 5. In gara ha fatto degli errori all'inizio ed è da 5. Però, ragazzi, andate a vedere il passo gara. Lui nel passo gara riesce addirittura ad essere più veloce di Leclerc per lunghi tratti, eh. Quindi per questo merita un 9, perché comunque si è abituato alla macchina e ha dato per la prima volta l'impressione di essere veramente veramente veloce. E ha la pari punti con Ricciardo, che se la combatterà con lui, mentre Leclerc dovrà badare a un certo Lando Norris. 7 invece per Gasly che porta a casa veramente un super risultato. Un ottimo settimo posto. Aveva fatto un po' un disastro con la strategia con le full wet, però lui ha dimostrato, ha reagito, diciamo, l'ha fatto veramente da grande campione. Si dimostra ancora una volta il capitano dell'Alfa Tauri, nonostante Tsunoda sia un po' quello che magari sia, magari con più riflettori addosso, però comunque Gasly li porta a casa un 7. 7 anche per Lance Stroll. Stroll a punti per la seconda gara consecutiva, nonostante un'auto che comunque non è prestazionale come quella dello scorso anno, è molto calata rispetto a una lotta comunque che c'era con McLaren, perché se andiamo a prendere solo i punti senza la penalità, la Aston Martin è arrivata terza nello scorso mondiale, che si chiamava Racing Point, e vabbè, questo è un discorso a parte, però ragazzi veramente ha fatto un super lavoro. Invece questa non sta veramente, ha messo in difficoltà pure Vettel che è il campione del mondo, pensate voi. Dread of Day invece per Lando Norris, ho preferito darlo a lui e non a Leclerc, nonostante Leclerc ha fatto un qualcosa veramente di straordinario durante tutto il weekend, ha fatto un qualcosa di più straordinario Lando Norris. È vero che io sono per le regole, quindi se le regole dicono che i track limits non le devi superare, pure che li superi tutti i millimetri, fa la differenza. Però ragazzi è vero che se li superava Leclerc e se li ha superati pure lui, alla fine quanto può essere la differenza? Un decimo si sarebbe comunque qualificato terzo, e in gara ha fatto veramente un passo gara da paura, dando 20 secondi anche di più se non mi sbaglio a uno che si chiama Daniel Ricciardo, quindi un super Lando Norris. Ocon anche lui ha battuto un certo Fernando Alonso che non vede proprio in formissimo in realtà, ottiene comunque i primi punti all'Alpine, nono con Ocon e decimo con Alonso. Hanno fatto passi indietro rispetto allo scorso anno, questo è veritiero, è assolutamente una cosa più oggettiva che soggettiva. Trovo strano il fatto che abbiano questi due e non Hülkenberg, però ragazzi scelta loro che vedevo di comunque 6 e mezzo però con che è riuscito anche a battere il compagno di squadra molto molto bene anche Perez, però si è un po' rovinato in gara, ha fatto qualche testa coda, errori che ha fatto pure Hamilton per farvi capire, quindi se Hamilton ha dato 5 a Perez devo per forza dar più di 5, capito il mio discorso cosa voglio dire, perché comunque
Si è visto che rispetto ad Albon e Gasly è più forte con questa macchina. Può darsi anche che sia più forte la Red Bull. Però, ragazzi, lui intanto è forte, il suo lo fa. Purtroppo ha fatto, commesso un errore in gara ed ha terminato 11°. Però per il resto sta facendo una buona stagione, Perez. Horror nonché incolore finora invece il mondiale di Valtteri Bottas. Dopo un terzo posto comunque opaco e incolore. In Bahrain ottiene un ritiro qui dove comunque le colpe possono essere sue o non sue. Fatto sta che lui ha l'auto più veloce che la Mercedes e si stava facendo superare dall'auto più scarsa che è una Williams. E quello che lo superava è quello che può prendere il suo posto in Mercedes. Quindi non so perché, però Bottas in Williams era veramente forte. Si è un po' perso, non so perché, ma si sta veramente perdendo. Spero per lui che ritrovi la continuità, anche se quel posto per me lo merita Russell. 7 per Giovinazzi, molto veloce durante tutto il weekend. Viene eliminato per un nulla in qualifica dove comunque non ha commesso errore lui. Viene comunque più volte colpito dalla sfortuna. In gara comunque ottiene un opacissimo 14° posto, però per il resto dimostra di essere un pilota forte perché comunque ha lottato con il gruppone, ha lottato per la zona punti e questo deve fare, lottare più spesso per la zona punti. Dai Antonio, siamo con te, siamo anche con Paesani tra l'altro. Bene anche George Russell, che comunque gli avrei dato un 8 perché veramente se ti trovi nono con una Williams vuol dire che sei semplicemente straordinario. Ma Russell, ragazzi, ha commesso oggettivamente un errore perché davanti a sé aveva una Mercedes. È vero che, come ha detto Toto Wolff, ragazzi, un pilota che non attacca lo spazio non è un pilota, ma davanti a te avevi una Mercedes. Quindi diciamo che oggi hai commesso più un passo per restare in Williams, anche se non lo meriteresti mai. Benissimo la Ferrari invece che porta a casa un bell'8. Un 8 non di incoraggiamento, ma perché ragazzi la Ferrari è andata fortissimo con Leclerc, fortissimo con Sainz, ha messo l'auto a disposizione dei due piloti, comunque un'auto veramente iper performante, quindi sta andando veramente bene l'avventura di quest'anno della Ferrari. Ricordiamoci, come dicono sempre, dove eravamo lo scorso anno e vuol dire che faremo un ottimo anno, ce la lotteremo fino alla fine con la McLaren. 7,5 invece per la Red Bull, che nel campionato costruttori è solamente a 7 punti dalla Mercedes, quindi veramente quest'anno la Red Bull può tornare al top dopo veramente troppi anni di assenza. Se non erro, sono 8 anni che non si combattono il primo posto nel mondiale. Però quest'anno hanno fatto veramente un'ottima auto. Vedremo quanto collaborerà Perez. Però i numeri non gli danno ragione. Però se andiamo a vedere in termini di prestazioni, Perez non è veloce quanto Verstappen. Però comunque non perde neanche troppo. Sono ansioso. 7 invece per la Williams, che nonostante i due ritiri, dimostra in termini di prestazione di sapersela giocare con Alfa Romeo, con Alfa Tauri, Alpine e Aston Martin. Quindi insomma, non sono troppo distanti da loro. Quindi un ottimo 7. Hanno compiuto un ottimo passo avanti. E un 7 lo portano a casa. Quindi molto, molto bene la Williams guidata da Russell e Latifi. Latifi che comunque sta dimostrando di essere un ottimo pilota nonostante ha fatto un errore nell'incidente con Nikita Mazepin. 5 invece per sì, 5, 6 e mezzo invece per l'Alfa Romeo, anche per loro passi avanti, nulla da dire. Dimostrano ancora una volta di essere in lotta per la zona punti. Se Kimi Raikkonen non avesse ottenuto quell'errore di all'ignorare la bandiera gialla, quell'errore là che ha fatto, con cui è stato penalizzato 30 secondi, probabilmente sarebbe arrivato in zona punti lo stesso. Però comunque un Alfa Romeo che dimostra per la seconda gara consecutiva di poter andare a punti, perché la scorsa gara ci poteva andare con Giovinazzi, questa gara con Raikkonen, quindi veramente ottimi passi avanti, un 6,5 lo meritano. Ottimo anche il percorso dall'Alfa Tauri, anche loro in netta crescita, qualche errore di strategia ci sta, perché comunque il fatto delle Fuluette, Tsunoda che comunque non si è trovato almeno in questo circuito a suo agio con l'auto, qualche errore di strategia forse c'è stato, qualche errore di troppo, però insomma dimostra di essere. Di essere lì e di aver superato in termini di prestazioni Aston Martin e Alpine. Vedremo se fino alla fine verrà confermata questa tesi. Benissimo anche la McLaren, ragazzi, che ottiene un 6 per il semplice motivo che, ragazzi, io non è che voglio dare troppo o poco, troppo poco, troppo dalla Ferrari. McLaren un 6 in termini di prestazione, attenzione ragazzi, meriterebbe molto di più. Però ragazzi, ho visto una McLaren che senza la bandiera rossa terminavano entrambe le Ferrari, ragazzi, quindi qui forse c'è stato un leggero passo indietro, non lo so, ma non mi sento di dare troppo, perché per me è stato Norris a estrarre fuori il cornello dal cilindro. Poi può darsi che io stia esagerando, e non lo so. Comunque è insufficienza, ovviamente, certa per la Mercedes, ragazzi, non si può dare una sufficienza.
sono peggiorati veramente, veramente tanto. Avevano comunque un grosso divario, hanno commesso degli errori con Bottas, quindi non lo so, raga, alla fine Hamilton riesce sempre, appunto, come dico sempre, a stare fuori con il cilindro, però anche loro devono iniziare a migliorare un po' l'auto, perché sennò quest'anno rischiano di farsi battere da Red Bull. Detto questo, ragazzi, il video termina qui, spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto il video, lasciate un mi piace, caso contrario un dislike, commentate se siete d'accordo, d'accordo con me, se non è ancora fatto, iscrivetevi al canale, in descrizione il link per seguirmi su Instagram, da Monesport07 è tutto, e noi ci vediamo in un prossimo video, bella ragazzi!